Ieri sera si è svolta la conferenza Microsoft alle 3 2019 di Los Angeles. Con Sony grande assente della fiera, i riflettori erano tutti puntati sulla casa di Redmond, su cui gravava l'arduo compito di confezionare una conferenza stupefacente in un anno palesemente di transizione. È riuscita quindi la Microsoft a strabiliare il suo pubblico superando il già ottimo showcase dell'anno scorso? La risposta è nì. Io sono il Poro Michele e in questo video cercherò di spiegarvi perché, secondo me, nonostante alcuni errori di ritmo e comunicazione, la Microsoft sia riuscita a dare un segnale forte all'interno di quest'ora e mezza di streaming. E se l'idea dietro questo video vi piace o semplicemente vi torna utile, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale. Partiamo dal presupposto che con una sorta di ansia da prestazione la Microsoft ha cercato di far strabordare la sua conferenza con una quantità imbarazzante di contenuti e premiere mondiali, tanto che il ritmo è stato serratissimo dall'inizio alla fine. Con 60 giochi presentati, il tempo a disposizione per ogni singolo titolo è stato irrisorio e in questa marea di nomi in rapida successione la qualità ha sicuramente faticato ad emergere rispetto alla quantità. Se vogliamo, è stato l'esatto opposto di un classico Nintendo Direct, dove il problema è spesso il concentrarsi della casa di Kyoto eccessivamente su un solo gioco, facendo calare immediatamente l'attenzione del pubblico e settorializzando così gli utenti connessi. Di tutte queste presentazioni, poi c'è stata veramente poca carne al fuoco. La maggior parte dei titoli si sono presentati soltanto con brevi teaser trailer che mostravano ben poco se non nulla dell'attuale gameplay. La conferenza a tratti è sembrata più uno spot di quello che offrirà la gaming industry nel corso del prossimo anno che una dimostrazione di potere da parte di Microsoft. Ed è un peccato perché i colpacci ci sono stati sicuramente, come l'acquisizione di Double Fine da parte della casa di Redmond e la premiere mondiale del tanto vociferato Elden Ring, titolo nato dagli sforzi congiunti di From Software e George Martin. Ma sono stati appunto solo sguardi fugaci senza interessanti novità o sequenze di gameplay concrete che potessero stuzzicare la curiosità del pubblico. È stato quindi innanzitutto un problema di tempismo, ma come vi ho detto questo è un anno di stanca e di passaggio verso la next gen e Microsoft per forza di cose si è ritrovata a parlare di promesse e futuro. Futuro che a livello di visione aziendale non potrebbe essere più roseo. Se si analizzano bene le parole di Phil Spencer ci si rende conto come la divisione Xbox di Microsoft abbia imparato dagli errori del passato e sia effettivamente pronta per aggredire nel migliore dei modi la generazione futura. Quindi abbiamo una compagnia che crede ancora profondamente nel concetto fisico di console e che sta progettando la sua prossima ammiraglia ponendo al centro del concept il gaming come funzione primaria. E questa è una grandissima missione di consapevolezza su come siano andate le cose durante questa generazione e della definitiva sconfitta del modello di intrattenimento multimediale che tanto hanno provato ad imporre tramite il lancio di Xbox One. Ci sarà quindi un ritorno alle origini a livello concettuale. Microsoft però allo stesso tempo si è dimostrata molto attenta ai movimenti del mercato e alle sue future direzioni. E lasciatemi dire che tra l'ottima mossa del Game Pass che approda su PC e le prime informazioni su Project X Cloud, Phil Spencer e soci hanno dimostrato di avere una visione ben più chiara di Google. Sono riusciti infatti a rassicurare quella fetta di consumatori impauriti dalla rocambolesca presentazione di Stadia, dimostrando come un futuro dove cloud gaming e console possano coesistere alla fine non sia poi un'ipotesi così improbabile. Impossibile non rimanere con l'amaro in bocca con Halo Infinite presentato come mera demo tecnica delle future potenzialità di Scarlet, ma questa è stata la conferenza di Microsoft, un presentare progetti come xCloud e Scarlet, senza averne però la forma definitiva tra le mani. Chi si aspettava qualcosa di più eclatante sarà rimasto deluso, è vero, credo però sia apprezzabile la conclusione di questa generazione di console di Microsoft, che nonostante un fallimento clamoroso ha deciso di voltare pagina e pensare al futuro, ripartendo proprio dai suoi stessi errori. È impossibile aspettarsi una rimonta concreta rispetto a Sony e allo strapotere di PS4. Microsoft però è caduta in piedi e dimostra di poter ancora contare su una visione aziendale lungimirante, e gli ultimi anni ne sono una testimonianza. E a questo punto non ci resta che aspettare il 2020, quando la casa di Redmond si rialzerà a testa alta, costringendo Sony ad iniziare la next gen nel migliore dei modi possibili. E sono sicuro che ne vedremo delle belle. Io sono il Poro Michele, questa è l'E3, ciao!